Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo... Dove cazzo la guardi? Guarda qua, zio! Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo941 e oggi siamo tornati con le gare malate o quantomeno una cosa del genere su GTA 5, signori. Allora, prima di partire col video in cui cercheremo di fare schifo come ogni volta, vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto che date a questa serie, vi ricordo di seguirmi su Instagram, dove mi trovate come Maullo941. Soprattutto perché tramite le stories vi informo sulla programmazione dei video che escono ogni giorno e sulle live che facciamo sia su questa che sull'altra piattaforma. Detto questo, signori, vi ricordo anche di seguirmi su Twitch, che mi trovate come sempre come Maullo941, che sta a guardare le stelle. Ma che problemi c'è? Ma perché mi capitano sempre personaggi? Che stai a guardare, zio? Devi guardare le femmine, non le stelle. Che cosa sei, un poeta? Va bene, signori, detto questo, cerchiamo una gara e partiamo con il video. Signori, mentre aspetto che carica e che mi trovi una gara, io mi riscaldo un pochetto. Se non sbaglio, qui davanti a me dovrebbe esserci un camion che mi permette un salto. Sì, lo prendo, lo prendo, lo prendo! Bello così, quando si dice parcheggio perfetto, signori, parcheggio perfetto. Ok, ci siamo, signori. Veicolo, stavolta ci pigliamo quello nostro e cazzarola a tutti. Ci guidiamo con quello nostro, che abbiamo vinto questo, l'abbiamo vinto una volta in una al casino, signori. Anzi, dovrei tornarci per cercare di... qualche altra bella macchinina. Così sono le uniche macchine che abbiamo. Comunque confermiamo. Continua, ok. Giocatore, ok. Scommessa, niente. Andiamo, noi siamo pronti, signori. Non so che gara sia. Viaggio da fuori. Finisci gli stimolanti. Salta su un'auto veloce. Dirige l'aeroporto per l'ultimo volo notturno verso casa. È così che funziona per ogni esperto viaggiatore d'affari. Stimolanti. Cosa sono gli stimolanti? Perché mi faccio di stimolanti? Ok. Calma e sangue freddo, signori. Calma e sangue freddo. Vediamo. Mamma mia, sono tutti messi bene comunque con le macchine. Hanno tutti macchine leggermente. Ma proprio, guardate che. Ma proprio. No. Allarga sta inquadratura. Ok. No, questo già mi è venuto addosso. Brutto bastardo. Io dovrei levare un attimo la radio che non la sopporto. Ok. Qui è gara con collisioni, signori. Quindi. La vedo male, ma proprio la vedo malissimo. E c'è anche il traffico. Bella così, proprio. Ma che è? Un Destruction Derby, signori. È Destruction Derby, non è una gara. È Destruction Derby, praticamente. Gara con collisioni, con traffico. Cioè, non usciremo vivi. Ma neanche se pago l'organizzatore della gara, praticamente. Ehi, macchina, camion, giuppio. Aiuto. Non so che... Siamo terzi, signori. Zitti, siamo terzi. Riuscissimo a arrivare sul podio sarebbe tanta roba. Forse il traffico potrebbe aiutarci. Quello sta andando a fragole, bello così. E per una posizione che guadagniamo la perdiamo contro uno che ci ha appena superato. Va bene, va bene. Noi stiamo correndo all'aeroporto. È riuscito a passare, mannaggia lui. No, non è riuscito a passare nemmeno noi. Ma porca miseria. Il primo già se n'è andato. Il primo già sta sull'aereo. Ha già fatto il biglietto. Ha già preso l'ordinazione al bar. A posto, il primo già non lo si vede più. Allora, dietro di me c'è uno che sta correndo un poco troppo. Io spero non mi salga addosso per farmi distruggere la macchina. Spero solamente questo, signori. Dai, che stiamo andando bene però, signori. Non lo vorrei dire, ma stiamo andando cazzarola bene. Dai, così. Siamo secondi. Dai. Non è facilissima, perché in mezzo al traffico, con questi bolidi che corrono, non è la gara più facile del mondo. Poi comunque siamo proprio... nelle strade cittadine, quindi strade strette, signori. Dai così. Mamma mia, che stiamo passando, ho sbagliato la curva. Mannaggia a te. Pensavo dovessimo andare dritto, invece devo girare. Ho perso un sacco di vantaggio sicuro nei confronti di quelli che mi seguono. Dai. Siamo secondi, dai, signori. E ci portiamo a casa. Mi starebbe bene anche terzo. Anche il terzo posto non lo rinnego. Però, per ora puntiamo al secondo. Vado a fragole. Mi prendo un caffè qui dal camioncino. Un gelatino al camioncino ci sta. Ma porca miseria. No, il tir, occhio al tir. Mamma mia, questo mi avrebbe decisamente asfaltato. Un tir in piena faccia con una macchina così bassa mi sarebbe passato di sopra senza neanche accorgersene. Dai così che siamo messi bene. Allora, il primo già ha concluso. Porca miseria. Il primo già, ve l'ho detto, già sta a fare il check-in all'aeroporto. Dai così. Dove stiamo, mi amigos?
Leggera curva sulla sinistra, ok, il traguardo. Andata, signori, easy peasy lemon squeezy. Secondi, bella così. Dai, ma va bene così, bella così. Secondi, di lusso, di lusso, di lusso, di lusso. Non mi aspettavo, gli altri ancora stanno a capire. Mamma mia, questa è presa una pietra in piena faccia. Diciamo che il livello dei miei avversari non era altissimo, ecco, mettiamola così. Mettiamolo così, il livello dei miei avversari non era altissimo. Questo ancora sta cercando di capire chi gli era fatto fare di fare questa gara. Però va bene, signori, facciamone un'altra perché sono gasato. Sono gasato e il video promette bene. Il video promette bene. Posizione 13, ma quando eravamo a correre? Io pensavo che eravamo in pochi a correre. Per arrivare io secondo pensavo fossimo in tre a correre. E invece... questo è il tredicesimo. Va bene, signori, prepariamoci per un'altra gara. Carichi come prima. Ok, signori, vediamo quale viene scelta dalla maggior parte delle persone. Vabbè, facciamo scegliere a caso, dico. Tanto il livello non mi sembra altissimo. Sapete cos'è la cosa graziosa in tutto questo? Che mentre io sto registrando GTA, sento di sottofondo un professore che sta parlando. Non, forse matematica o geometria, non ne ho la più pallida idea. Spero che arrivate a questo punto del video, signori, per sentire questo piccolo aneddoto che vi sto raccontando. Quindi c'è qualcuno che sta giocando col microfono, neanche dici sta giocando senza microfono, sta giocando col microfono è attivo. E ci sono le. E c'è un professore che sta spiegando. Bella così, grande, grande. Ok, signori, siamo pronti per la seconda gara. Seconda gara della giornata. Vediamo se riusciamo a portarci un altro buon risultato o se stavolta finiremo male. Vediamo, vediamo con calma, signori. Vediamo con calma. Se partiamo davanti, questa è tanta roba. Questa è qualcosa di interessante. Leviamo subito la radio. Questo mi ha dato la spinta per andare un poco meglio. Ok, allora, il primo arriverà nuovamente prima anche questa volta, senza ombra di dubbio. Mannaggia a voi e le vostre sorelle. Mannaggia. Mi hanno colpito, signori, mi hanno colpito. Mi volevano buttare fuori strada. Il camion, lo vedo male, lo vedo male, lo vedo male, lo vedo male, lo vedo male. Con calma, con calma, con calma. Dai, madonna mia. Levatevi. Autoscontro, signori, è tornato a Destruction Derby. Ecco, mi ero dimenticato che le gare iniziano così. Carine però queste gare così, col traffico, con la caciara, con tutto il bordello più totale. Quello l'abbiamo spinto un attimino addosso all'altra macchina, ma va bene così, va bene così. Prendi il checkpoint. Dai così, dai così. Altro checkpoint. Pigliamo la scia, passiamo dal lato del camion così non ci vede e pigliamo il checkpoint. Dai così. Via, 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 veloce. Come faccio? Perché ha questa accelerazione il tizio? No, no, quella posizione la voglio io, la posizione, la voglio io, la posizione. Dammi la scia e te ne vai in quel paese. Dai, è così. Ce lo siamo mangiati, ce lo siamo mangiati. Questo lo superiamo che si stava a pasteggiare, va bene. E mi sono preso la trambata precisa, signori. Madonna mia, che botta che ho preso. Dai, macchinina, rimettiti. No, no, dai, mi è rimasta la macchina bloccata lì che sta a fare l'alligalli. Dai. Come buttare in fumo un'ottima gara fino a quel momento. Siamo setti, dobbiamo recuperare pesantemente. Ma ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Errore mio, errore mio, errore mio. Dai che ti supero, non mi venire addosso. Fai lo sportivo, bravo così che già c'è sta il traffico. Secondo giro. Io la scia ve la lascio. Basta che non mi salite addosso, dico. E non mi buttate fuori pista, dico, per me ne possiamo anche parlare. Dai, 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 calma, 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 calma. Ma ha spinto lui. Questo perché non si leva? Ma ti levi? Oh. Dai così, dai così, dai così che riesco a recuperarlo il quinto. Dai che riesco a recuperarlo il quinto. Me lo sento che il quinto lo recuperiamo, signori. Ho fatto un errore in quella curva completamente. Non ho minimamente visto che dovevamo girare a sinistra. Occhio alla macchina lì, bello il parcheggio. Bello il parcheggio, zio. Ha fatto un... una capriola su se stesso, mannaggia lui. Siamo quinti. Abbiamo riguardato la quinta posizione. Zitti, zitti, zitti. Il primo già ha concluso. Vabbè, quello oramai è un fenomeno. Il secondo ha concluso pure. No, no, il secondo ancora no. Dobbiamo difendere questa posizione, signori. Dobbiamo difendere questa posizione. Voglio arrivare a quinto. Anche se c'è qualcuno che mi sta per prendere la scia ed è passato. Ma noi siamo sportivi. Lo lasciamo passare, signori. Lo lasciamo passare. È più veloce. Più veloce. Decisamente più veloce. Porca miseria, che macchinetta che c'ha. Mamma mia. Mamma mia. Questa proprio l'abbiamo fatta terribile. Siamo volati male, signori. Siamo ottavi, porca miseria. Porca miseria. E vabbè, dai.
Per la gara di prima che era andata bene, la seconda gara l'abbiamo fatta un po' di marmellata. E va bene, rischiamo di perdere anche un'altra posizione, rischiamo di perdere anche un'altra posizione perché gli sto regalando la scia. Però mi ripiglio subito la scia, vediamo se riesco a superarlo, vediamo se riesco a superarlo. Niente. Noni, signori, questa gara è stata un po' più sfortunata della precedente. Però vabbè, ci sta, ci sta. Non può essere sempre estate, no? Com'è il detto? Non può essere sempre primavera, non può essere sempre questo. Se la fa Moretti Moretti, va bene, gli seccava questo a concludere la gara. Beh, vabbè, è andata così, è andata così. Comunque, ci portiamo a casa qualche altro punticino, qualche altro soldo, che non è male. Non ci sputiamo sopra, signori, non ci sputiamo sopra. Soldi sempre, sempre ben accetti. Detto questo, signori, il vincitore è nuovamente lui, è lo stesso che ha vinto la prima gara. Complimenti a lui e per la macchina che c'ha. Ci portiamo a casa 3.000 dollari, non è male, va bene così. Ci è piaciuta la gara. E detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi spero che questi video di gare vi piacciono. E noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella ragazzi, ciao!